Grazie. Ciao a tutti, buonasera. Io sono Andrea Vallotti, appunto, e stasera voglio condividere con voi quelle che sono state le mie esperienze nel far evolvere dei sistemi monolitici verso architetture come CQRS. Come ho scritto nel titolo del talk, la parte importante è farlo un passo alla volta. Ok, avevo messo la slide di presentazione perché pensavo ci fosse bisogno di presentarmi, in realtà ci sono più persone che conosco e non conosco. Comunque, io ho quasi più di 15 anni che lavoro nell'ambito dello sviluppo software, da poche settimane sono un double looper. E in generale mi piace definirmi software craftsman e agilista, principalmente perché mi riconosco nei valori espressi da quei movimenti e cerco anche di metterli in pratica quando sono al lavoro. In generale sono anche un forte sostenitore delle comunità e quindi ringrazio l'Xbug e soprattutto Paolo e Gianluca per avermi ospitato qui stasera. E a Firenze sono fra gli organizzatori dell'Agile in Tuscany, che è un meetup che parla di Agile, e del Coder Dojo di Sesto Fiorentino. Se qualcuno di voi fosse interessato a venire a parlare a Firenze su temi Agile, appunto, sarei molto felice di parlarne a cena. Double loop, che non compare, va benissimo, abbiamo perso il cambiatore, bene, ok. Double loop è una società di consulenza e training e sviluppo software con sede in Toscana, diciamo il cui il primo obiettivo è rilasciare valore ai propri clienti con software di prima qualità. In questo momento stiamo crescendo, quindi se qualcuno fosse interessato o se conoscete qualcuno e possa essere interessato, sul nostro sito trovate tutte le informazioni. Ora, prima di iniziare con la presentazione vera e propria, vorrei un attimo svegliarvi dopo la giornata di lavoro e coinvolgervi in una piccola attività interattiva. E sostanzialmente vorrei condividere con voi il significato di queste due parole, monolite e CQRS, e soprattutto per chi li conosce, tirar fuori vantaggi e svantaggi di questi due approcci. Quindi vi chiederei a questo punto di alzarvi, di sfruttare i post-it che sono qui a disposizione sulla scrivania, diciamo post-it fucsia per gli svantaggi e post-it blu per i vantaggi, e proviamo un attimo a riempire la board che ho preparato lì con questi aspetti. Quindi chi ha voglia? Esattamente, di entrambi gli approcci. Vai, 10 minuti massimo e poi facciamo il punto. Svantaggi. Svantaggi di... Come? Sì, per riconoscerli. Svantaggi e vantaggi. Di qualunque cosa. Mi piace. Sì. Certo. Sì. Vantaggi e svantaggi in fucsia. Per il momento sembra che il monolite abbia tutti i vantaggi e CQRS non abbia niente. Allora, finisco il talk qui. Cioè?
gli uomini di buona volontà, su. Quindi il talk inizia ad avere un senso, forse. Ciao! Anche qui se voi ci sono... Due vantaggi. Mancano sufficienti vantaggi per giustificare il passaggio a CQRS in questo momento? Quindi possiamo andare a mangiare la pizza prima, evidentemente. Ok. Grazie mille. Ok, vediamo un pochino. Oh. No, in realtà c'è più vantaggi quasi. Stanno ancora scrivendo. Tra poco ci siamo. Thank you.
No, no, figurati. Era solo per capire se c'era ancora qualcosa da attaccare. E due. Poi è la stessa calligrafia proprio. Cioè. Scala più facilmente, codice più fragile. Ok, bene. Ok. Perfetto. Scusate. Ah, c'è ancora bigliettini? Ah. Ok, quindi siamo stati nei tempi, perfetto. Cerchiamo di vedere insieme il vantaggi e svantaggi. All'inizio sembrava quasi che fosse più vantaggioso rimanere in monolite, quindi poteva essere un'alternativa. Allora, è tutto lì, scritto due volte, con la stessa calligrafia, quindi secondo me qualcuno. Immagino voglia dire che è un blocco unico da deployare, da manutenere, giusto? Quindi da capire. Ok, quindi è tutto lì, è il primo. Quindi. La manutenibilità è un altro vantaggio che comunque fa il paio con è tutto lì. Unico repository, anche questo, ovviamente, facilità di cominciare a sviluppare, immagino, non so chi l'ha scritto. Facilità di approccio alla codebase per neofiti, sempre perché il codice è più facile da capire, probabilmente. Oh, facile, quindi facile iniziare, immagino sia la stessa cosa. Poi sta tutto vicino vicino, che l'alternativa sta tutto lì, immagino. Ok, un anello per domarli tutti. Ok, la semplicità. Quindi immagino copra questo termine, copre un po' tutti gli aspetti, sia capire il codice, deployarlo, quindi un po' su tutti i punti. E poi no problemi di versionamento. Quindi immagino faccia il paio poi un altro bigliettino e di là c'è il problema di versionamento degli eventi. Quindi ok. Quindi ordiniamo un attimo, scusate. Ok, allora uno dei svantaggi più frequenti è la scalabilità, quindi non scala orizzontalmente, scalare tutto o nulla, la scalabilità in generale, ok, scala con difficoltà. Ok, quindi abbiamo qui fragilità, quindi codice più fragile, quindi è più facile spaccare tutto pensando di fare una modifica innocente. Ogni modifica spacca qualcosa di inaspettato. Ok, quindi questo qui fa un po' il paio e se è troppo grande. È poco manutenibile, quindi riusciamo poco a cambiare la codebase. Quindi difficoltà di gestione del codice, in questo caso è un po' l'incontrario, però qui si fa riferimento alle interdipendenze molto forti fra i vari componenti dell'applicazione. Complicato sostituire e modificare servizi, comunque il fatto che è complicato è più che altro dovuto al fatto che uno magari ha paura di fare una modifica e spaccare qualcosa di inaspettato. Ok, è grosso. E la availability? Grosso. Più grosso. Ok, vediamo se il CQRS ha vantaggi sufficienti a giustificare il talk di oggi. Ok. Solitamente la struttura si mappa sulla struttura del team. Questo ho la sensazione, non so chi l'ha scritto, ma che sia un vantaggio che deriva dall'associazione di CQRS e microservizi, probabilmente, non lo so.
Chi l'ha scritto? Ah, ok. Parallelizzazione, sviluppo, semplicità di introdurre le feature. Quindi le feature sono più indipendenti e sono più facili da sviluppare in parallelo. Questa è la caratteristica che contraddistingue CQRS, quindi la separazione del modello di scrittura dal modello di lettura. Scala, ovviamente va contro il non scala del monolite. Questo è uno svantaggio, ok. Più facile il refactoring. E poi la nota è: non so perché ho detto questo. Quindi, immagino perché i componenti sono più disaccoppiati. Non so chi l'ha scritto. Ah, ok, mucchiaio. Non l'ho colta. Separazione della responsabilità e del team di lavoro. Qualcuno mi aiuta? Eh sì, legato comunque. Ok, e scala più facilmente. Ora, vediamo gli svantaggi. Rischio di avere responsabilità sparse. Ok. Problemi a capire il flusso, che è abbastanza collegato. L'architettura più complessa, sicuramente. La versione degli eventi, cioè cosa succede se cambia i dati contenuti all'interno di un evento. La maggiore complessità, che fa il paio con l'architettura più complessa, e la verbosità, quindi c'è da scrivere più codice per ottenere gli stessi risultati. Giusto? Che ne dite? Vi risuonano questi vantaggi e svantaggi nella vostra esperienza? Ok, quindi la cosa interessante dal mio punto di vista è che il monolite non è per forza negativo e CQRS non è per forza positivo. Ovviamente quando io ho pensato al titolo di questo talk, l'ho pensato esattamente all'incontrario, quindi il monolite è l'accezione più negativa che potete pensare e CQRS l'accezione positiva. E andrò a spiegare perché, perché questo deriva dalla mia esperienza con il monolite in salotto. Quindi. Ok, quindi il talk come è strutturato? Praticamente all'inizio farò una parte di introduzione teorica in cui descriverò quello che per me è il monolite, quello che per me nella mia esperienza personale è stato il monolite, i punti di riferimento che ho ottenuto per capire come uscirne e soprattutto anche una metrica che mi sono dato per capire qual è il momento migliore per iniziare a fare questo tipo di evoluzioni in un software esistente. Dopodiché mostrerò un esempio pratico, fittizio, però con del codice per far capire quanto piccoli possono essere i passi che facciamo, che possiamo fare per iniziare questo tipo di evoluzioni. E alla fine tirerò le mie conclusioni. Quindi, per partire, l'architettura di partenza, il famoso monolite. Diciamo, io lavoro principalmente in .NET, quindi le applicazioni su cui mi sono trovato a lavorare ultimamente spesso sono applicazioni ASP.NET MVC, quindi applicazioni web che implementano i pattern MVC, quindi lo stesso pattern che si può usare in Ruby on Rails o in PHP se usate Laravel piuttosto che Symfony, quindi diciamo nulla di trascendentale. Di per sé questo pattern non c'è nulla di male, è come viene utilizzato poi che crea i problemi. E normalmente le applicazioni sono progettate a partire dal database. Il database è quello che regna, ok? Per cui sopra questo, dato che siamo dei programmatori orientati agli oggetti, ci montiamo sopra un bel pattern repository che attraverso l'uso di un ORM che diciamo, in .NET può essere NIBernet piuttosto che Entity Framework, si va a idratare delle entità che dovrebbero essere il nostro fantastico modello di dominio.
Quello che succede poi è che in realtà questo strato, diciamo, infrastrutturale messo lì per separarci un pochino dal database viene utilizzato direttamente dai controller del pattern MVC e poi, diciamo, il ciclo del pattern MVC lo conoscete, immagino, il controller crea dei modelli di vista, seleziona una vista e questa utilizza il modello di vista e a volte anche l'entità di dominio che dovrebbe essere nascosta per renderizzare l'HTML. Il problema con questo tipo di architettura è che questi sono completamente privi di logica. La logica è spesso totalmente scritta nei controller MVC e questo fa sì che la logica relativa a una certa entità è sparsa in più controller MVC e a volte addirittura si trovano brandelli di logica anche nelle viste e quindi diciamo, questo c'è un grave trasferimento di competenze tra il modello di dominio e controller MVC che invece dovrebbero essere dei semplici adattatori del protocollo HTTP verso il nostro dominio. Questo fa sì di avere un bello spaghettone sopra la nostra applicazione in cui poi è difficile trovare le fila. L'altra cosa che spesso succede è che potrebbero esserci dei test almeno end-to-end per capire qual era l'intenzione dell'applicazione, ma in realtà anche questi sono totalmente assenti. Diciamo, quindi questa situazione è abbastanza terrificante, è quella appunto il monolite che abbiamo in salotto che non riusciamo a mandare via. Per uscire da questa situazione, mi sono trovato a fare diversi esperimenti e da questi poi mi sono messo dei punti di riferimento che mi hanno aiutato a, diciamo, a formulare un criterio per andare avanti. Quindi, diciamo, mi sono messo a pensare, ho tirato fuori, questo è il mio profilo migliore, ho cercato di mettere insieme tutto quello che ho letto e tutto quello che, diciamo, ho imparato ai vari corsi e, diciamo, i capisaldi che mi sono venuto in soccorso, alla fine sono tre sostanzialmente. Il primo è il TDD, cioè lo sviluppo guidato dai test, l'altro è il Domain Driven Design e infine come riferimento, come architettura desiderata, come ovviamente dice il titolo del talk, il CQRS. Quindi, chi di voi è familiare con qualcuno di questi argomenti tipo TDD? Ok. Domain Driven Design, va bene, e CQRS, ok, quindi insomma diciamo, un po' di conoscenza c'è, e diciamo, ora farò una breve introduzione per quello che è la mia comprensione di questi argomenti, quindi molto velocemente il Test Driven Development è un approccio allo sviluppo diciamo, che mette il test davanti al codice di produzione. Diciamo, è un argomento estremamente ampio, quindi lo semplificherò al massimo dicendo quello che è il ciclo fondamentale del test driven development. Nel test driven development si segue questo ciclo per cui quando dobbiamo sviluppare una nuova feature, la prima cosa che facciamo è scrivere un test che fallisce, quindi che è rosso. Poi, dopodiché, scriviamo il codice di produzione minimo indispensabile per riuscire a farlo passare. E quando tutti i nostri test sono verdi, andiamo, la parte più importante, a fare il refactoring del nostro codice. La parte di refactoring è la parte più importante perché noi, sempre avendo tutti i test verdi, cerchiamo di rendere più malleabile e più adatto alle nostre esigenze il codice che abbiamo scritto. Nel resto della presentazione non risalterà molto il TDD. Ma lo ritengo un punto fondamentale perché quando ti trovi nella situazione di partenza in cui hai un mappazzone privo di test, almeno mettersi nell'ordine di idee che i nuovi pezzi di codice che scriviamo siano quantomeno coperti da test, meglio ancora se diciamo, progettati secondo i dogmi, le pratiche del test driven development, secondo me è un ottimo punto di partenza, quantomeno ci mette al riparo per il nuovo. L'altro caposaldo è il Domain Driven Design, quindi non so, per chi non lo conosce, è diciamo, il primo che ha scritto sull'argomento è Eric Evans nel 2003 con il
il libro blu, e sostanzialmente è un approccio alla progettazione del software che suggerisce di mettere al centro della progettazione il dominio piuttosto che gli aspetti tecnici, quindi il business. Su questo ci sono tre concetti che secondo me aiutano a mantenere la direzione quando si affronta un progetto di refactoring, come passare appunto da un monolite a CQRS, e diciamo il primo è sicuramente il concetto di bounded context. Ok, quindi il bounded context, come dice la parola stessa, è un contesto limitato all'interno del quale noi dovremo essere in grado di identificare dei concetti in modo chiaro e non ambiguo. Il vantaggio di riuscire a fare questo è che riusciamo a focalizzare lo sviluppo, riusciamo quindi a focalizzare anche il refactoring che stiamo facendo alla parte di applicazione che ci interessa in quel momento. Diciamo, qui in questo esempio, quando si dice un significato non ambiguo per un concetto, qui nell'esempio vediamo il concetto di customer o di prodotto che può avere significati leggermente diversi a seconda del bounded context in cui è utilizzato, ma secondo me è ancora più esemplificativo per far capire quanto può essere profonda la differenza di significato di una parola semplice questo tweet, diciamo, in cui si fa notare come un pomodoro, che in cucina è considerato una verdura, nel contesto dei botanici in realtà è un frutto. E soprattutto a teatro può essere considerato un feedback, quindi diciamo, un concetto così semplice ha significati profondamente diversi. E oltretutto, dopo aver fatto questa slide, mi è venuto anche in mente che per qualche informatico potrebbe essere anche la misura del tempo, come ci insegna Buon Cirillo. Quindi diciamo, è sempre bene associare un significato ben preciso ad una parola. Per questo viene, diciamo, accoppiato insieme al concetto di bounded context, il concetto di ubiquitous language. Diciamo che in domain driven design si raccomanda di riuscire a formulare un linguaggio che sia ubiquito, cioè che sia presente ovunque, e che venga usato in tutte le comunicazioni fra sviluppatori e persone di business, ma non solo nelle comunicazioni verbali. Questo linguaggio deve essere presente anche nel codice, nel modello che andiamo a scrivere. Il vantaggio di, diciamo, tenere ben presente questa linea guida è che poi il codice è diciamo, comprensibile non solo da dei tecnici, ma anche da chi quel software poi lo deve utilizzare o comunque l'ha richiesto. Questi, diciamo, sono due pattern diciamo, strategici del mondo DDD. Ce ne sono tanti anche tattici. Quello più importante, soprattutto diciamo, per questa presentazione, è il pattern del domain event. Okay? Quindi, cos'è un domain event? Un domain event è la rappresentazione, in qualche modo, generalmente con una classe, di un evento che è successo nel passato. Come si usano i domain event? Per fare un esempio, se io ho un ordine che viene confermato, quindi sull'ordine ho un'azione di conferma ordine. Quando l'ordine viene confermato, viene emesso un evento ordine confermato, quindi al passato, è già successo, non può cambiare questa cosa. L'evento, in questo modo, che viene emesso può essere trasmesso su un bus, può essere usato in memoria. La cosa fondamentale è che da un'altra parte, totalmente scollegata rispetto all'ordine, potremmo avere un servizio, ad esempio, per le spedizioni, che crea la spedizione corrispondente all'ordine che è stato confermato. Quindi la potenza di questo pattern sta nel disaccoppiare le varie parti della nostra applicazione. Quando si utilizza questo pattern, ovviamente l'evento diventa una specie di API, diventa una specie di protocollo di comunicazione fra le parti. Le parti non si conoscono, nessuno sa che esiste l'altro, ma le informazioni che vengono trasmesse devono essere consistenti. Per cui ci ricolleghiamo allo svantaggio del CQRS scritto da qualcuno: cosa succede se gli eventi cambiano? Ok, sono andato veloce, spero di essere stato chiaro. Ok, quindi si arriva finalmente all'ultimo caposaldo, cioè l'architettura di riferimento a cui dobbiamo
vogliamo tendere, il CQRS. Allora, dato che non l'ha scritto nessuno, lo dico io, CQRS sta per Command Query Responsibility Segregation, quindi la separazione delle responsabilità di command, di scrittura, si traduce in italiano scrittura, e di query, di interrogazione, di lettura. Quindi questo pattern prevede, se vogliamo dire banalmente, che un client che si interfaccia con la nostra applicazione lo faccia attraverso due modelli e su due, diciamo, strutture di persistenza diverse. Nel caso in cui voglia mandare un comando, quindi scrivere qualcosa sulla nostra applicazione, o viceversa voglia leggere qualcosa dalla nostra applicazione. Diciamo, la base fondante di questo pattern sta principalmente nel fatto che spesso quando usiamo un modello unico ci troviamo a prendere delle decisioni che possono essere più vantaggiose per quando dobbiamo modificare il modello, o più vantaggiose per quando dobbiamo leggere. Banalmente, se io sono in un database relazionale, probabilmente avere tutte tabelle denormalizzate potrebbe essere buono come modello di scrittura, ma è un inferno quando si va a fare la lettura, perché anche solo a livello prestazionale tutte le join fra le tabelle possono ammazzare il nostro database. Quindi il pattern dice: ok, dato che alla fine non sei né carne né pesce se tieni un modello unico, separa completamente i modelli e usali nel modo migliore a seconda di quello che devi fare. Ovviamente questo introduce un problema, perché se il client scrive e manda un comando alla nostra applicazione, quindi deve aggiornare il modello di scrittura, a questo punto noi abbiamo un disallineamento. Per risolvere questo disallineamento, la teoria ti dice: vabbè, facile. Il modello di scrittura emette degli eventi, questi eventi li usi per aggiornare il modello di lettura, e poi quando il client arriverà a fare un'interrogazione avrai i dati aggiornati. Ok? Quindi è facile capire che la parte critica di questo pattern è esattamente questo trasferimento, questa sincronizzazione. In particolare, dal mio punto di vista, direi che si può riassumere così: non possiamo mai aggiornare il modello di scrittura senza emettere gli eventi corrispondenti, e non possiamo mai rischiare che degli eventi vengano emessi senza che abbiamo aggiornato effettivamente il modello di scrittura. Altrimenti avremo sicuramente un disallineamento che per recuperare potrebbe essere molto difficile. Quindi, se riusciamo a domare questa bestia, siamo a posto, diciamo. Possiamo sfruttare al massimo la potenza di questo pattern. Ok? Ci sono domande? Ok. Perfetto, ok. Quindi siamo delle scimmie felici in questo momento, cioè abbiamo i nostri punti di riferimento. No, era meglio l'altra, più. Ok, quindi, quindi noi vi ho mostrato la bestia che dobbiamo domare, vi ho descritto quelli che per me sono dei punti fondamentali da tenere a mente per riuscire a farlo. La domanda successiva è: ma quando, da dove o quando parto a trasformare il monolite in qualcosa di più moderno, con un'architettura come CQRS? Diciamo, quando comincio a districare questi spaghetti? Qualcuno potrebbe dire: partiamo dalla scelta dell'infrastruttura. La cosa fondamentale per partire a fare questo tipo di evoluzioni è scegliere l'infrastruttura, giusto? Ok, meglio. No, neanche secondo me. La mappa mentale che io mi sono fatto, e ho cercato di riassumere qui in un fantastico diagramma a quadranti, è la seguente. Diciamo, lavoro su un dominio esistente e devo sviluppare una feature nuova. Questa feature nuova ha valore per il business sulle ordinate, o no, o ha poco valore o tanto valore per il business? Se ha poco valore per il business, difficilmente chi ci commissiona il lavoro sarà disposto a aspettare più tempo, a farci fare degli esperimenti, diciamo, per migliorare la qualità del codice. Viceversa,
se la feature ha alto valore per il business, diciamo, anche chi commissiona il lavoro potrebbe essere disposto ad aspettare un po' di più per avere qualcosa di meglio. L'altra, diciamo, dimensione, secondo me, da tenere in conto è quanto le feature che andiamo a sviluppare sono accoppiate o meno con il codice esistente. Perché se le feature che dobbiamo sviluppare sono estremamente accoppiate con il codice esistente, il team di sviluppo potrebbe essere leggermente preoccupato dal fare esperimenti sul codice in produzione. Viceversa, se la feature è nuova, è completamente disaccoppiata o poco accoppiata con il codice esistente, anche il team di sviluppo potrebbe essere ben disposto a fare qualche esperimento per far evolvere il sistema. Quindi, come è facile capire, queste feature sono quelle, diciamo, che dobbiamo tenere in conto per iniziare a fare i primi passi della nostra evoluzione. Ok? È il momento giusto, diciamo, la feature giusta per proporre un'evoluzione del sistema. È sicuramente una con alto valore di business e poco accoppiata con il resto del codice. Quindi diciamo, a questo punto siamo pronti per il nostro viaggio, perché sappiamo dove partiamo, abbiamo un'idea di dove vogliamo arrivare e anche un criterio per decidere quando partire. Quindi, per provare a mettere tutto a terra, ora vi farò un esempio pratico con del codice per mostrarvi, diciamo, come io a piccoli passi ho cercato di arrivare a CQRS. Quindi, la pratica è così declinata. Vi descriverò a voce un caso d'uso, cercherò di descrivervi un dominio fittizio in cui a un certo punto dobbiamo implementare una nuova feature. Poi vi farò vedere qualche pezzo di codice, mi dispiace per voi, in .NET. Quindi no Elixir, no Ruby on Rails, niente, .NET. E poi stresserò particolarmente la parte di gestione degli eventi, che è quella la parte più importante, e poi come questo ci porta a poter implementare logiche reattive e alla fine arrivare a CQRS. Quindi, il nostro caso d'uso, diciamo, il dominio che ho cercato di tirarmi fuori dalla testa come finzione, è un sistema online in cui i clienti possono farsi degli ordini in autonomia, ma nel quale possono anche chiamare un operatore e chiedere un preventivo. L'operatore a quel punto può creare questo preventivo, inviarlo per mail al cliente, il quale lo può accettare in autonomia e trasformarlo in un ordine. A un certo punto diciamo, il business si accorge che non ha per niente traccia di cosa succede in questo lasso di tempo, da quando il cliente richiede un preventivo a quando casomai arriva alla chiusura dell'ordine. Per cui viene da noi e ci chiede, vogliamo fare in modo che tutte le comunicazioni che avvengono fra i clienti e gli operatori vengono tracciate e, diciamo, dal primo contatto, quindi dalla richiesta fatta per telefono fino alla chiusura dell'ordine. Diciamo, e queste informazioni devono essere consultabili in ogni momento. Quindi, questa è la feature che casca nel quadrante in alto a destra di prima. Perché? Perché sembra che per il business sia particolarmente importante sviluppare il prodotto in un'ottica CRM. Dall'altra si capisce già da subito che il contatto con il codice in produzione è abbastanza poco, quindi è il momento di attivarsi e cercare di fare i primi passi verso CQRS. Diciamo, questo è un requisito ovviamente abbastanza vago, che normalmente deve essere un po' raffinato per riuscire ad arrivare a scrivere del codice. E se ci mettiamo un po' nell'ottica del domain driven design, quindi cerchiamo di creare un vocabolario condiviso con il nostro business, cerchiamo di come dire, estrapolare concetti, dopo un po' di confronti possiamo arrivare a qualcosa di più definito e possiamo renderci conto che la richiesta cliente, che prima era semplicemente una telefonata che veniva dimenticata, diventa un'entità,
un aggregato importante per la nostra, per il nostro dominio, quantomeno per questo bounded context che sembra riguardare le relazioni con i clienti. L'altro, diciamo, entità che salta all'occhio è il thread di comunicazione, cioè noi vogliamo che le comunicazioni siano sempre consultabili, quindi ci deve essere qualcosa che mi identifica il concetto di flusso, di scambio di comunicazione fra operatore e cliente. L'altra entità che viene fuori, e che però non è un'entità nuova, ma un'entità già esistente nel nostro sistema, è il preventivo, che però non è più creato, diciamo, dal nulla, ma deve poter essere creato a partire da una richiesta del cliente. Quindi questo è il famoso punto di contatto con il monolite esistente. Quindi per questo la feature è interessante, perché è poco accoppiata con il codice esistente e è di valore per il business. Quindi, volendo rendere in maniera grafica un po' di queste interazioni, potremmo dire che il comando di crea preventivo, di crea richiesta, crea una richiesta. Quando la richiesta viene creata, si genererà l'evento corrispondente, che come vedete appunto è al passato, e questo evento può a sua volta innescare un comando di crea thread di comunicazione. E così avanti così, quindi dalla richiesta io posso usare la richiesta per creare un preventivo, il preventivo genererà un evento di preventivo creato che potrà essere usato per chiudere la richiesta corrispondente. Ancora andando avanti, quando invierò il preventivo, verrà scatenato l'evento di preventivo creato, inviato e verrà aggiunto a una comunicazione al thread di comunicazione. Quindi vediamo come, riuscendo a identificare i comandi e gli eventi, alla fine la nostra interazione con il modello è sempre fatta attraverso i comandi. E questi possono essere, causati da un'azione dell'utente oppure essere scatenati da degli eventi. Però, diciamo, il pattern sono sempre gli stessi: comando verso entità, entità genera evento e poi si va avanti. Ok. Questo è abbastanza chiaro, immagino, è una finzione, quindi non c'è molto da capire. Il codice. A questo punto, da dove partireste a modificare il codice della vostra applicazione per implementare questi nuovi requisiti? Da dove? Cioè, come? Da un test. Questo è vero, questo è vero. Poi diciamo, più che altro, la parte secondo me più interessante da attaccare è proprio il preventivo. Questo perché? Perché nell'ottica di voler capire se le modifiche che stiamo introducendo vanno nella direzione giusta, modificare il codice che è già presente in produzione è, diciamo, l'arma migliore per avere un feedback immediato. Se io sviluppo tutte le richieste, thread di comunicazione, tutti i collegamenti, poi vado a modificare il preventivo e scopro che mi scoppia in mano, ho buttato via magari un paio di settimane di lavoro per nulla. Invece, se inizio a modificare il preventivo nell'ottica di arrivare a CQRS, ho subito dei feedback per capire se sto facendo delle cavolate oppure no. Quindi, come ho detto all'inizio della presentazione, il preventivo originale è un bean, è un poco pojo, non so come intendete. Comunque è una classe che semplicemente espone delle proprietà in lettura scrittura e che principalmente serve all'ORM per mappare i dati del database su delle classi. Ok, quindi per chi è totalmente ignara questa scrittura? No? Questa? Non è abbastanza grande? Allora, per chi conosce Java, quello è come scrivere la prima riga, almeno ci si allinea, se no poi
diciamo, se il codice non è comprensibile. La prima riga, ad esempio, è come scrivere in Java get customer e set customer, con un field dietro a cui assegnare il customer e da cui leggere il customer. Okay? Quindi in C Sharp in questo modo ho scritto tanti bel getter e setter pubblici e virtuali. Perché pubblici e virtuali? Perché questo, diciamo, nella mia finzione io sto usando nHibernate e nHibernate per fare il mapping con il database mi costringe a fare le proprietà virtuali. Poi, diciamo, sempre in maniera, diciamo, presa dalla realtà. Spesso le entità vengono tutte fatte derivare da una classe base, che qui ho chiamato entity, che non fa altro che magari averci un ID intero, anche quello per essere mappato sul database. Quindi, come si trasforma questa cosa piuttosto inutile? Allora, per fare un passo alla volta, la prima cosa che io farei, che io faccio di solito, è sostituire la classe base. Dopo la vediamo, la classe base, diciamo. Tanto dico che questa nuova classe base mi mette a disposizione delle funzionalità in più che ovviamente mi serviranno per il mio obiettivo finale, il CQRS. L'altra cosa che faccio è che cerco di chiudere un po' questa classe. Chiudere per quanto possibile. Qui in questo esempio metto i setter protetti, perché nHibernate non mi permette di fare di più. Però intanto impedisco che le proprietà della mia classe vengano modificate liberamente a giro per l'applicazione. Questo cosa mi consente di fare? Questo mi consente sostanzialmente di capire intanto dove è utilizzata la classe e portare le logiche che riguardano questa classe all'interno della classe stessa. Ora, questo passaggio può essere fatto in diversi modi. Può essere fatto, diciamo, appunto, così violentemente mettendo i setter protetti non compila più nulla e alla cieca porto il codice dentro la mia nuova entità. Altri approcci possono essere quelli di scrivere qualche test magari per capire, diciamo, per cercare di descrivere come deve essere il comportamento dell'entità. Se uno scrive i test solo sull'entità, rischia comunque di perdersi qualcosa, quindi qualche test manuale deve essere sempre fatto. L'alternativa, diciamo, più onerosa e più sicura è quella di scrivere magari dei test end-to-end sul codice esistente e poi iniziare a spostare il codice. Ovviamente la scelta di quale processo seguire dipende anche da quanto tempo abbiamo a disposizione. Diciamo, da un punto di vista di anatomia della classe, questo sicuramente è una delle prime cose da fare. Diciamo, qui c'è l'implementazione del nuovo requisito e a questo punto, ad esempio, la logica di creazione va portata dentro la classe. Le logiche che, diciamo, poi in ottica domain event si portano all'interno della classe hanno sempre su per giù la stessa anatomia, quindi c'è sempre una fase di validazione degli input, c'è una fase di modifica dello stato della classe e soprattutto la parte più importante, la parte in cui emettiamo l'evento corrispondente all'azione eseguita. Ok? Per cui, in questo caso qui, nel costruttore, poi diciamo, ci sono metodi migliori, si può fare factory method, si può fare tante altre cose. Diciamo, ai fini della presentazione era sufficiente un costruttore. Alla fine del costruttore, quando sono sicuro che la classe va bene com'è, creo un evento quote created, che come potete vedere contiene tutte le informazioni necessarie a ricostruire l'azione avvenuta. Detta questa cosa, ci può essere tutto un altro dibattito sul se gli eventi devono essere magri, devono essere grassi, oppure no. Diciamo, all'interno di un bounded context, a mio avviso, possono essere anche grassi. Quindi, questa è la, diciamo, la logica più importante per quanto riguarda il quote, la creazione, perché uno dei requisiti era poter creare un preventivo a partire da una richiesta cliente. Quindi una delle prime logiche da portare per questa nuova feature è proprio la logica di creazione. Ok, quindi,
Andiamo a vedere come è fatta la nuova classe base aggregate. La nuova classe base aggregate deriva, senza troppe sorprese, dalla vecchia classe base entity. Questo perché? Perché mi consente sempre di fare un passettino alla volta. Se togliessi entity e sostituissi direttamente aggregate, probabilmente rischierei di spaccare molti più posti di quelli che mi interessa andare ad aggiustare in questo momento. Quindi preferisco fare un passo intermedio e mettere una classe base nel mezzo. Questa classe base mi serve, diciamo, sempre nell'ottica di arrivare a emettere eventi, nell'ottica di lavorare in modalità CQRS. Quindi cosa mette a disposizione? La cosa più importante che mette a disposizione è un ID che sia di tipo GUID. Ok? Cioè, se nel dominio in cui lavorate avete già entità con ID di tipo GUID, siamo a posto. Se non ce l'avete, è importante avercelo perché, come abbiamo visto prima, appena io creo la classe e genero l'evento corrispondente, a quell'evento devo essere in grado di dire quale sarà l'ID dell'istanza. Se non ho un GUID generato lato applicativo, ma ho un intero generato in maniera autoincrementale dal database, questa cosa non la posso fare. Per cui, diciamo, questa è una caratteristica fondamentale se vogliamo andare in questa direzione. Le altre cose che mette a disposizione questa classe base sono dei metodi di utilità per la gestione degli eventi. Per cui il rise event di prima, che è il nome pomposo, ma in realtà non fa altro che mettere l'evento in una lista di eventi ancora da confermare, una lista interna a questa entità. L'altra cosa, le altre funzionalità che mette a disposizione è la possibilità di reperire questa lista dall'esterno, cioè qualcuno dall'esterno mi può chiedere la lista degli eventi non ancora confermati, e sempre qualcuno dall'esterno può dirmi che gli eventi sono stati effettivamente confermati, per cui la classe li può buttare via. Vedremo che questi due metodi sono fondamentali poi dopo per il meccanismo di gestione degli eventi. Questa gestione in memoria degli eventi consente sostanzialmente di mantenere il modello di dominio pressoché disaccoppiato, totalmente disaccoppiato da come gestiremo gli eventi, dall'infrastruttura che ci sarà dietro alla gestione degli eventi. Ok, qui fa tutto in memoria, sto usando una lista e poco più. Ok, l'altra parte importante in questa, diciamo, prima trasformazione è l'evento stesso. Quindi, che cos'è un evento? Un evento non è altro che una classe, diciamo, a parte derivare da una classe base, anche questa per motivi di utilità, deve essere una classe immutabile, dal mio punto di vista. Perché? Perché abbiamo detto all'inizio, gli eventi rappresentano qualcosa che è successo, quindi se riusciamo a esprimere nel codice che un evento, una volta accaduto, non è più modificabile, diciamo, secondo me è un plus da tenere in considerazione. Ovviamente anche questa scelta dipende dall'ambiente in cui lavoriamo. Io qui ho fatto il codice in .NET utilizzando Newton Soft che riesce a serializzare e deserializzare anche classi fatte in questo modo. Se uno si trova a lavorare in un ambiente in cui non ha questa possibilità o in una tecnologia che non ha questa possibilità, può fare un trade-off, come io ho fatto un trade-off per quanto riguarda la persistenza con nHibernate, si può fare anche un trade-off sugli eventi di dominio. Certo è che se più riusciamo a esprimere i concetti nel codice, meglio è. Quindi, la classe base, degli eventi, cosa mette a disposizione? Mette a disposizione delle caratteristiche che tutti gli eventi dovrebbero avere, diciamo, sicuramente un ID, perché ogni evento deve essere univocamente identificabile. In un'altra vita, quando qualcuno parlerà di decoupling degli eventi, evitare di processare lo stesso evento due volte, eccetera, eccetera, capirete perché. Però è fondamentale che un evento sia sempre univocamente identificabile. L'altra cosa fondamentale, ovviamente, è sapere a quale aggregato, a quale entità fa riferimento questo evento. Quindi abbiamo un aggregate ID. E poi, dato che un evento è accaduto nel passato, deve avere per forza un timestamp del momento in cui è successo. Poi l'ultimo campo, versione, diciamo, che non ha niente a che fare con la versione che è stata detta prima da qualcuno, e a me piace metterlo
come versione, la versione dell'entità nel momento in cui è stato generato l'evento, perché questo mi permette di ordinare tutti gli eventi relativi a una certa entità, diciamo, in maniera progressiva. Però questo è del tutto opinabile e opzionale. Ok. Avete qualche domanda finora su questa parte? Sì? Sì? No, allora, se avessi detto l'entity era un aggregato, avrei appiccicato questi comportamenti a tutte le entity della mia applicazione. Invece io voglio lavorare in maniera chirurgica solo sulle parti applicative che mi interessano nel momento in cui sto sviluppando la nuova feature. Allora, diciamo, tornando un attimo indietro, la responsabilità di emettere, allora, chi emette gli eventi, ci sono tante scuole di pensiero. Personalmente, dato che l'evento è una cosa, diciamo, che riguarda un'azione fatta su un aggregato, io preferisco che sia l'aggregato a decidere quando è il momento di emettere l'evento. Ok? Quindi questo è il mio punto fermo. Da questo poi viene un po' tutto il resto delle mie scelte, nel senso che, dato che qui non sono ancora in un punto in cui voglio passare servizi a cui passare l'evento all'esterno, diciamo, sporcherebbe troppo il codice dell'aggregato, preferisco mettere questa, diciamo, questo po' di polvere, questo po' di sporcizia nella classe base. Cioè, la classe base che utilizzo per fare questo tipo di meccanismi conosce un po', sa che deve tenersi gli eventi, sa che qualcuno glieli prenderà, va bene, è fatta per fare questo. L'evento, in realtà, se diciamo l'aggregato, poi se lo vai a vedere, è molto pulito perché l'unica cosa che dice, ok, io voglio emettere un evento, voglio fare il rise di un evento, ok? Quindi non è che lo sporchi tantissimo. Non so se ti torna. Quindi diciamo. Sì, potresti avere un servizio che wrappa il coso, che wrappa l'aggregato e che è il servizio che lancia l'evento, però diciamo. Sì, che genera? Sì, che genera? Che genera, secondo me? Diciamo, infatti qui il lancio dell'evento è un lancio fittizio. Diciamo perché proprio per permettere successivamente di innestare qualsiasi meccanismo di lancio effettivo si voglia utilizzare. Quindi questa, diciamo, io parto, diciamo, il ragionamento mio parte un po' da questo punto fermo. A me piace che sia l'aggregato stesso a generare l'evento. Ok? Quindi da questo poi discende tutto il resto. Ok. Quindi a questo punto
Questa prima. Sì, esattamente. Esattamente. Il punto è questo. Questo nuovo codice che io ho sviluppato usando il test driven development, cercando di mettere, o quantomeno per il codice esistente, cercando di mettere dei test sul codice esistente, ok? In maniera da, come dire, iniziare a coprire la mia applicazione con dei test. Ma l'altra cosa importante è che a questo punto, cioè se io mi fermo a questo punto, magari la mia feature durava 3 giorni e diciamo, mi sono ricavato un giorno in più per fare un po' di refactoring, io se arrivo a questo punto posso già andare in produzione, cioè posso già mettere questo codice in produzione per vedere se tutto gira come mi aspetto, ok? Perché magari io ho scritto i miei test, mi sono fatto i miei test manuali, ma si può sempre scoprire, diciamo, dopo che non abbiamo coperto qualche caso che in produzione avviene. Quindi avere la possibilità di dire ok, sono arrivato a un punto diciamo che non fa nulla, però mi ha già fatto fare un primo passo verso un'architettura come CQRS e che posso mettere in produzione, mi dà un feedback per capire se ho preso la strada giusta. Quindi supponiamo di non aver spaccato nulla e che l'applicazione in produzione continua a funzionare. Io posso andare avanti e implementare le altre parti che a questo punto posso anche implementare più a cuor leggero perché non sono assolutamente accoppiate con il codice presente in produzione. Quindi qui ho preso l'esempio della richiesta, che è un nuovo aggregato, è un aggregato che prima non c'era. Lo implemento esattamente come il preventivo, perché comunque io sto lavorando in un contesto in cui c'è già n-Hibernate montato insieme ai repository, eccetera, eccetera, quindi continuo a lavorare in questo contesto, però la classe fin da subito nasce come field aggregato, nasce con i setter protetti e implementa le logiche al proprio interno. Come ho cercato di dire prima anche durante, diciamo, quando ho presentato il costruttore del preventivo, le logiche hanno tutte sempre su per giù la stessa forma, cioè c'è una parte in cui validiamo se l'azione può essere effettivamente eseguita sull'entità, quindi la validazione può essere una validazione dei parametri in ingresso o può essere una validazione dello stato interno dell'entità. C'è un momento in cui aggiorniamo lo stato interno dell'entità e poi un momento in cui generiamo l'evento relativo all'azione appena compiuta. E questo, diciamo, è un'anatomia dei metodi che, quando si usa questo tipo di approccio, ricorre spesso. Per cui, diciamo, se chiudo la richiesta uguale, avanti così con tutti i metodi relativi alla richiesta. Quindi, diciamo, a questo punto ho fatto un po' di sforzo inizialmente per fare il refactoring del preventivo, ma poi dopo lo sviluppo va avanti in maniera molto più spedita. Ok, ora è tutto molto bello, perché abbiamo diciamo, queste entità che mi emettono gli eventi, ma ancora questi eventi non li ho gestiti in nessun modo. Quindi, quando si parla di gestione degli eventi, sicuramente le cose che vengono alla mente sono cose tipo RabbitMQ oppure Kafka, montarci sopra un mass transit o cose del genere. In realtà, per iniziare a gestire gli eventi, non abbiamo bisogno di niente di tutto questo, diciamo, questo può essere, diciamo, il punto finale a cui vogliamo arrivare, ma per cominciare a vederli girare questi eventi non ci abbiamo bisogno di questi strumenti. Quello di cui abbiamo bisogno è semplicemente una bella tabellina sul nostro database. Noi abbiamo un monolite che ha già il suo database relazionale, possiamo aggiungerci tranquillamente un'altra tabella. La tabella, diciamo, anche estremamente semplice, come vedete, vengono esposti i campi comuni a tutti gli eventi e poi abbiamo, diciamo, dei metadati in cui sicuramente andremo a mettere il tipo dell'evento che ci permette di serializzare e deserializzare l'evento e poi in fondo, piccino piccino perché non mi ci stava, una colonna in cui andremo a serializzare l'evento stesso. Ok? La cosa importante qui da capire è che io posso usare una serializzazione JSON o binaria, quello preferite, e non ho bisogno di, come si vede a volte, allargare le colonne, aggiungere colonne alla tabella per mappare esattamente i campi dei miei eventi. Non mi interessa, i campi che mi interessano negli eventi
ce l'ho qui belli esposti perché diciamo ho l'ID dell'aggregato a cui fanno riferimento, ho l'ordine in cui sono successi. Questo è quanto mi basta per usare gli eventi. Ok? Una volta che poi li ho deserializzati, userò le informazioni contenute. Un altro campo che diciamo secondo me è bene aggiungere è un incrementale, diciamo, crescente per tutti gli eventi. Questo campo, secondo me, è particolarmente utile quando poi devo andare a riprocessare gli eventi. Ok? Quindi, in un qualunque momento, se io processo gli eventi a batch, magari sono arrivato a processare fino, basta ricordarmi che sono arrivato a processare fino all'evento 4 e poi, diciamo, continuo a processare dall'evento 5. Qualcuno mi ha osservato una volta che, ma io ho già i timestamp, mi basterebbe ordinare per timestamp e sono a posto. In realtà, il timestamp, di solito, come abbiamo visto prima, è generato lato applicativo. Per cui se io ho più application server che possono avere l'orologio leggermente sfalsato l'uno con l'altro, rischio, diciamo, di perdermi qualche evento, perché l'ordine non è detto che sia, diciamo, immutabile. Invece, con un bel autoincrementale di cui diciamo, la logica di dominio neanche deve sapere l'esistenza, abbiamo la possibilità di riscorrere gli eventi in qualunque momento. Quindi il nostro problema ora si trasforma più che quale broker di messaggi utilizzare a come faccio a scrivere gli eventi in maniera consistente in questa tabellina. Per l'appunto, come dicevo, non so come mai in qualunque pezzo di codice brutto quanto volete, io ho sempre trovato applicato il pattern repository. Va bene? E quindi diciamo, in questo esempio facciamo conto di avere un repository già implementato. Quindi abbiamo il classico repository che utilizza nHibernate e semplicemente per delega non fa altro che delegare le operazioni di lettura e scrittura a nHibernate. Questo è un fantastico punto di innesto della nuova logica, diciamo della logica per salvare gli eventi. Infatti, quello che dobbiamo fare qui è semplicemente sovrascrivere il metodo save, ok? E fare in modo che durante il save la prima cosa che si fa è salvare gli eventi contenuti dentro l'aggregato, dire all'aggregato che gli eventi sono stati salvati e poi salvare l'aggregato stesso. Qualcuno potrebbe notare che qui la consistenza non è assolutamente garantita, però diciamo normalmente. Diciamo, nell'applicazione ASP.NET MVC ci sono dei modi molto semplici per aprire le transazioni all'inizio e alla fine delle richieste HTTP, per cui se questo codice è eseguito in transazione, noi siamo sicuri che se vengono scritti gli eventi, viene scritto anche l'aggregato e se viene scritto l'aggregato, vengono scritti anche gli eventi. Ok, quindi con questa semplicissima modifica noi ci siamo garantiti il punto critico, diciamo, di consistenza che c'era su CQRS. Non avremo mai un aggregato senza gli eventi corrispondenti o viceversa, non avremo mai degli eventi senza che sia stato aggiornato l'aggregato corrispondente. Ok. Quindi qui siamo arrivati in fondo al nostro viaggio. A questo punto abbiamo gli eventi, diciamo, abbiamo un punto in cui sono memorizzati tutti gli eventi che sono stati emessi. Su questo, diciamo, su questa tabella possiamo poi implementare sia le logiche reattive che eventualmente il pattern CQRS. Quindi, per fare l'esempio di una logica reattiva, la logica reattiva diventa banalmente un handler tipizzato, per cui, diciamo, quello che si può fare è definire una classe base, un'interfaccia comune con un metodo handle e diciamo, la chiusura in questo caso, in questo esempio, la chiusura della richiesta a partire dal preventivo creato diventa estremamente banale. Perché a me basta prendere il preventivo, verificare se il preventivo è stato creato a partire da una richiesta, poi recuperare la richiesta, chiuderla e salvarla. La potenza di questo approccio sta nel fatto che se a un certo punto il business cambia idea e non vuole più chiudere la richiesta nel momento in cui viene creato il preventivo, ma nel momento in cui il preventivo viene inviato al cliente, ok? La cosa semplicissima è buttare via questo handler, scriverne un altro che si basa su, diciamo,
un evento quote sent piuttosto che sull'evento quote created e implementare esattamente la stessa logica. Quindi io riesco a muovere la mia applicazione senza toccare assolutamente né il preventivo da una parte né la richiesta cliente dall'altra. Ok? Questa è anche la causa di uno dei difetti che ci sono scritti lì, che a volte è difficile ricostruire le logiche implementate, perché diciamo, se gli handler sono delle classi sparse in diversi assembly, che magari vengono recuperate in maniera dinamica attraverso un IOC container e cose del genere, può essere difficile riuscire a capire i flussi. Ovviamente, da questo punto di vista, avere uno strumento di sviluppo che è in grado di trovare i riferimenti da solo aiuta, però rimane un punto delicato del pattern. E quindi ora cosa possiamo fare? A questo punto siamo liberi di implementare CQRS. A questo punto, diciamo, ovviamente stasera non c'è il tempo per parlare di come implementare CQRS, ma siamo tranquilli nel dire che tutto il codice che avete visto l'ho già messo in produzione. Magari non ho avuto tempo di farmi il mio modello di lettura separato perché mi sono accorto che arrivavo lungo, ma intanto il codice è in produzione, il codice gira, ho la dimostrazione che sto gestendo correttamente gli eventi. Posso arrivare anche qualche settimana dopo a scrivere diciamo, il mio modello di lettura separato, perché tanto gli eventi sono lì nella tabellina, mi basta riprocessare tutti gli eventi e posso scrivere il mio modello di lettura. Volendo, se uno si vuole spingere ancora oltre, si può anche pensare di implementare pattern come l'event sourcing, diciamo, per chi ne sente la necessità. Tutto questo è stato possibile facendo piccole modifiche, tutte molto indipendenti e rilasciabili in produzione. Quindi, volendo concludere, per me è stato fondamentale mantenere sempre un'ottica di business anche su trasformazioni che sembrerebbero a prima vista prettamente tecniche. L'altra cosa fondamentale è stato mantenere sempre, diciamo, ben presente i principi di cui ho parlato prima, quindi la TDD, alcuni concetti del domain driven design e l'architettura ovviamente a cui volevo arrivare, per guidarmi nelle scelte tecniche. Sicuramente l'aspetto più importante di tutta questa esperienza è stato il fatto che magari a volte non ho provato a far evolvere, a fare refactoring su un'applicazione perché mi sembrava di voler fare una cosa troppo grande, invece anche una trasformazione sicuramente estrema, come passare da uno spaghettone a CQRS, si può fare sempre facendo piccoli passi e avendo feedback continui da quello che facciamo. E infine, questo è semplicemente una cosa personale, è che usando insieme Domain Driven Design e Dev Driven Development mi rendo conto che la logica che scrivo è molto chiara e soprattutto poi alla fine è testata. E questo mi rende molto felice. Ci ho detto, grazie dell'attenzione. Se ci sono domande. Sì. Quindi la domanda è per gli spettatori a casa, la domanda è quanto è facile riuscire a creare questo ubiquitous language con gli esperti di business, soprattutto quanto è facile avere a portata di mano le persone giuste. E la risposta è che devo dire che nella mia ultima esperienza di lavoro è stato il momento più facile della mia vita, quando ho lavorato in un'azienda di prodotto e quindi ero a contatto con le persone che a quel prodotto ci tenevano, è stato il momento più facile per riuscire a creare un ubiquitous language. Lavorando da
consulente, immagino sia questa poi diciamo, da esterno, invece diciamo, probabilmente è la parte fondamentale nella fase iniziale di impostazione del lavoro, diciamo, non accettare questo è il documento che dice cosa vogliamo e dire magari. E invece. Sì. Ok. Allora, sì, infatti, diciamo, io penso che qui il punto è questo, che l'ubiquitous language è un meccanismo che non è immutabile. Cioè, il fatto è che se te riesci a tempo zero a parlare lo stesso linguaggio, diciamo, all'inizio parlare lo stesso linguaggio con il business, e poi il business cambia linguaggio perché cambiano i requisiti, è più facile seguire questi cambiamenti. Il fatto non è prevenire il cambiamento, ma essere più pronti a gestirlo. Quindi. Però il punto deve essere, cioè, se uno lavora, la difficoltà è se uno lavora a pacchetto, se uno lavora a progetto, e diventa difficile poi riuscire a fare forse questo tipo di. Sì. Business. L'aspetto tecnico, però poi stai applicando il linguaggio, semplicemente stai accettando il loro, cioè è come se io parlassi inglese, tu parlassi italiano e insieme possiamo discutere e tu decidi di parlare inglese perché lo parlo io, cioè è quello che sostanzialmente stai dicendo, se stai parlando con il business e accetti di usare il linguaggio del business perché insegnarlo è difficile. Questa è l'accezione positiva. Se ti va male, rilasci funzionalità, perché tu devi lasciare funzionalità precedente che non c'entrano proprio l'obiettivo. Perché non sanno niente. Capito? Cioè, andare più veloce nel rilasciare funzionalità, ma che non forniscono valore, dipende da quanto di valore probabilmente il progetto su cui stai lavorando. Perché se è di valore, se tu riesci a fare la cosa giusta, quindi fare questo processo di discovery nel cliente ha sicuramente valore se stai facendo una cosa che vale. Se stai facendo un'applicazione che è poco strategica, quindi forse questo è il discrimine. Se è poco strategica, tutto questo sembra Forse anche aspetto. una
Una distinzione che secondo me è da fare se stai facendo un prototipo e quindi vuoi andare velocemente a vedere se è buono e se invece poi magari dopo devi passare a raffinare quel prototipo e renderlo qualcosa di migliore. Per cui magari sviluppare una funzionalità che magari loro ritengono che possa funzionare, che però non lo ritengono, magari cioè non fanno lo studio preliminare perché se poi dopo la linea c'è da scrivere, e allora loro ti fanno, ti chiedono, ti dicono fare questo grafo, non hanno che si visualizza. E a quel punto ci ritrovare la soluzione ottimale che scali, perché magari l'ottica per come dovesse per noi è più orientata alla scalabilità, perché molto tanti dati su questa lavora, e tu magari tendente a quello, cerchi di trovare la soluzione che regga nel tempo anche, perché architetturalmente sì, che funzioni, ma che nello stesso tempo però che a un certo punto lo rinviano, no, guarda, questa non funziona, si passa e si fa in un altro modo. Per cui intendo quello la velocità, cioè cercare di ottimizzare quanto più possibile il rilascio in modo tale da poi dopo vedere se effettivamente sul mercato la funzionalità funziona. Sì, generare il feedback. Sì, è quello. E diciamo che qui questo... Anche studi, esatto, sono trade-off diversi, quindi cioè magari lì sarebbe forse da intervenire a monte sullo studio che viene fatto appunto di quanto una funzionalità è interessante o meno per il coso. Quindi c'è un caso reale, nella realtà, quando tu ti confronti con il cliente, cercare di capire quanto è stato semplice applicare. Lavorando su questo massimo, su... No, come diceva Massimo, lavorando, se lavori sul prodotto che è di valore per il cliente e diciamo in cui riconosce che deve vivere per tanto tempo, secondo me riesce a farlo. Poi ve lo decide, diciamo, incrocia diversi problemi, il fatto che l'usabilità o il fatto che una funzionalità sia interessante o meno per il cliente finale non va testata con il codice scritto da voi probabilmente, ma va testata prima in qualche altro modo. E quindi arrivare a chiedere a voi più una funzionalità che è già più centrata rispetto a quello che... Però questo è tutto un altro discorso. Io credo che davvero aveva bisogno di questa parte del software. Cioè, non erano proprio se stato, loro hanno appena provato a fare una funzionalità. Cioè, una parte nuova del software. La fatta è cambiata. Solo che risolveva i problemi di cui andava a utilizzare, quindi ci ha chiesto di rifarla, però non è che si poteva parlare di un uso che doveva usare, ma si parlava sempre alla fine si può fare a forza di risolvere, ma si è pagato, sì. Allora bene, si può scrivere che guarda che in fondo all'aula. Mi sono perso qualcuno? Sì. Vai. Per l'intrigo a Sade, non ti domandi da te. Sì, non volevo anche la mia. Ma vedi, io mi sono perso un passaggio. Come viene il triggering degli ender. Ok. Perché stavate ovviamente con la tabella. E che cosa deve essere? Allora. Dice, ci siamo persi come avviene il triggering dell'evento. Allora, il triggering può avere... in tanti modi, cioè una volta che gli eventi sono storicizzati sul database, diciamo, quello che io ho fatto è semplicemente iniziare a scorrerli per processarli dove processarli può essere all'interno della stessa applicazione oppure può essere anche un'applicazione esterna, diciamo. Questo meccanismo non l'ho messo perché lo puoi implementare con un broker di messaggi in memoria, lo puoi implementare invece magari davvero mettendo su un'architettura con RabbitMQ e qualcuno dall'altra parte che scoda gli eventi. Diciamo, diciamo il principio, quello dell'handler, il principio dell'handler è che comunque alla fine chi gestisce l'evento comunque gli sia arrivato a questa forma. Okay, quindi come fare arrivarlo è un dettaglio tecnico che a mio avviso può implementare come si adatta di più alla tua applicazione, perché poi dipende appunto se la tua applicazione è un singolo application server, quindi
può fare tutto lui da solo. Se invece magari sono più application server in load balancing, allora magari è meglio gestire da un'altra parte. Cioè, questo diciamo è dipendente dall'applicazione su cui sei. La coerenza, la consistency tra queste rappresentazioni dei dati, perché anche con un blocco di messaggi qualche evento può andare perso, le sfighe capitano. Ma lui, Gabriele, non è d'accordo? Impossibile, no, impossibile. Allora, se ti vedi un messaggio è sbagliato. Al massimo, diciamo, è successo una volta dal 1984, è stato l'unico evento. La domanda era... Ancora non è la consistenza nel caso in cui si perda un evento. Allora, in realtà, anche qui io parto da un presupposto diverso. Allora, il... diciamo quello che può succedere negli eventi di solito, se ti fidi anche dell'opinione di Gabriele. No, no, ma ho 50 anni, cazzo, non ho mai visto uno stato distribuito che avesse corrente per sempre, mai. Ma quella lì è un problema di consistenza sulla distribuzione, ma non è un problema di perdere i messaggi, che sono due concetti diversi. Infatti la domanda era, come gestisci la consistenza? A parte normalmente accendere un geo a padre Dio, ma a parte quello, come gestisci? Diciamo, bisogna dipendere la consistenza dove sta? Diciamo, analizziamo un po' i casi. Un caso è perdere i messaggi, abbiamo detto che non è possibile. L'altro caso è che ti arrivi il messaggio più di una volta. Questo può succedere, diciamo. Non è che perdi il messaggio nel senso che misteriosamente il messaggio si perde. Succede che c'è un bug che poi viene fissato. Nel frattempo il dato è stato in uno stato inconsistente. Ah, okay. Capita, capito? E capiterà. Okay. Allora, se lo stato è inconsistente... Ok, se lo stato è inconsistente... tipo nel caso di logica reattiva, cioè nel caso che ho questo caso qui in cui in funzione dell'evento faccio un'azione su un altro aggregato, diciamo l'unica soluzione è ripararselo a mano, perché non, diciamo, la logica ormai l'ha implementata, la logica ormai l'ha messa in produzione e non è che c'è secondo me molto altro da fare. Viceversa, l'altro caso è il caso dell'architettura CQRS in cui io ho delle viste, diciamo, che creo per proiezione di questi eventi. Se una di queste viste è andata corrotto perché so che ho introdotto un bug, per la natura stessa del CQRS io posso buttare via la vista e rifarla da capo. Quindi la consistenza, se mi accorgo, possiamo commentare ieri la ricostruzione della vista. In questo caso gli eventi sono memorizzati. Come? Sì, questi gli eventi del passato. E ce l'ha? L'importante è che siamo assistenti allo stato dell'aggregato e gli eventi. E infatti lui ha in transazione. Questo è il passaggio chiave, no? Cioè gli eventi ce l'hai. Cioè, tu mi stai dicendo che la parte query è praticamente una specie di cache. Tecnicamente funziona come un cache. Esatto. La fonte di autorità è il modello di scrittura. Ok. La transazione è dentro serva, comincia e finisce dentro serva. No, allora, questo... diciamo, di solito la transazione inizia e comincia con la richiesta HTTP, diciamo. Se usate anche Spring per Java, cose del genere, cioè dei bellissimi attributi che ti dicono fai una transazione sulla action, quindi hai la fortuna. A seconda dei punti di vista, fortuna o sfortuna, che comunque la transazione copre tutte le operazioni che te fai all'interno dell'azione HTTP. Ok, quindi qui non me ne preoccupo.
se me lo dovessi preoccupare, ovviamente magari ci sarebbe, diciamo, se l'applicazione fosse strutturata a modino, magari avrei uno strato di servizi che si occupa di coordinare le transazioni, quindi comunque quando chiamo i repository sono comunque dentro una transazione, diciamo. Però ovviamente questa è una cosa a cui, se uno non ce l'ha garantita nella propria applicazione, deve stare attento. Guardate la cosa dal punto di vista di cui ci siamo concentrati oggi, cioè migrazione o estensione di un, diciamo, un applicativo profilo del mondo libero attraverso qui adesso. Partendo con questo in mente, è meglio avere 20 classi o 20 mandi? Nel senso, cioè, considerando forse che stiamo partendo da un ambiente che è sfavorevole, forse, all'evento. Ok, quindi la domanda è, dato il contesto della trasformazione di un monolite, diciamo, andando verso CQRS, se è meglio avere eventi magri o eventi grassi, ok? Dal mio punto di vista la discriminante è, ce li puoi avere grassi finché sei nello stesso orticello, ok? Quindi appunto qui diciamo, in questo esempio ho identificato un boundary context nuovo, che è quello del CRM. Certo, è l'unione di più contesti. Certo, infatti nel momento in cui inizia a fare questi spostamenti di codice, è bene anche, diciamo, questo sarebbe tutto un altro talk, ma iniziare a tenere separate le interazioni, evitare, non so, foreign key sulle tabelle, evitare un'entità in memoria che riferisce un'altra entità in memoria che fa riferimento a un altro boundary context, e iniziare a cercare di separare le informazioni. E, diciamo, anche se proprio dalla letteratura, se leggi il primo libro sui microservizi, quello che ti dice è, prima inizia a spostare la roba in memoria e a tenerla separata in memoria, poi dopo arrivi a separare le applicazioni. Il concetto è un po' lo stesso, identifichi il tuo orticello e fai in modo di difenderlo dall'esterno. Se ho capito bene, perché io mi sono perso un pezzo all'inizio, capito bene, ma il monolite è scritto molto bene. Cioè, un monolite che rispetta le regole, ad esempio, di singola responsabilità. Poi tu hai una classe che fa esattamente quello che ti serve. La classe preventivo include di solito una libreria per il calcolo matriciale all'interno di una libreria di preventivo bacato, per cui adesso parlo seriamente. Sì. Certe volte mi capita di dover affiancare un mio modello, al pezzo di codice, chiamiamolo così, che devo sostituire, perché fa schifo che non è una classe, e la classe buona a un certo punto devi iniettarla nella classe originale, per vedere se funziona, okay. Cioè se continua a funzionare, cioè fa finta che non hai il preventivo così ben staccato, quindi ho un classone che sua zia lo chiama preventivo ma fa altre 10 cose. Okay. Cerco di iniettarmi, staccarsi la parte, quindi nella tua è meglio metterlo parallelo e poi cerco di derivarlo dalla classe che funziona o estrarlo. In poche parole, faccio a fette l'elefante e poi uso la fetta per fare il CQRS come l'hai spiegato tu, okay. O conviene lo sviluppo come andrebbe fatto bene e poi glielo inietto. Okay, la domanda è estremamente lunga, quindi evito di ripeterla. Allora, non ho mai, devo dire, allora, questa è la foto del mio monolite in cui la grande sfiga è principalmente che la logica è distribuita nei controller MVC, piuttosto che, diciamo, non avere neanche delle classi, diciamo, che contengono i dati del preventivo rispetto. Quindi, non l'ho mai presa così, ma di fronte a un mostro come il tuo, sì, evidentemente questo è scritto bene. Ok, quindi, diciamo, nell'ottica di te, sì, probabilmente una possibilità potrebbe essere quella di
fare una classe esterna, iniettarla e per delega dalla classe vecchia usare i metodi della classe nuova. Però così proprio ragionando su due piedi mi risuona molto questo meccanismo. Non l'ho mai sperimentato, appunto, perché i miei monoliti sono... Questi sono più educati, diciamo, per me non erano scritti bene, ma sono più educati del... Esatto. Esatto. C'è un monolite più da rendere in casa, succedendo, sul comodino. Sul comodino, ok. Al posto della basura, bel monolite. Io ho una domanda che è molto tecnica. Comunque il flash di elementi lo fai prima di fare la segna, quindi se per qualcosa ti va male, non sei impiegato. Lo sei in transazione? Sì, però il flash di elementi. Ah, sì, esatto. Quello è molto bravo, quello è molto bello. Hai applicato una at most once, cioè l'evento potrebbe arrivarti, ma potrebbe non arrivarti mai. Diciamo, non... Non fa stretto che di fronte ci siano logiche di vetrai sul come si fa il in questo caso, perché l'unica possibilità che questo mi era problema, se lo pensi in ottica applicazione web MVC, che a me arriva una richiesta, diciamo io faccio, chiamo i metodi di dominio che mi interessano, faccio il finisce la richiesta, schianta la transazione, ritorno su. Cioè, esatto, è come se non avessi fatto niente, diciamo, quindi... Esatto, no, perché tanto è tutto su qui. Esatto, no, perché è... non è che solo, stavo solo pensando se per caso quell'aggregato, oltre ad avere una modifica su DB, fa anche qualcos'altro, tipo sì, manda una mail... Però quella mail dovresti gestirla... Al conseguimento dell'evento, se non si guarda l'aspettato. A casa del... Però io sono una di sue, non so come mi interessa. No, sono due eventi che devi separare, sennò è... Però non è detto che il mio sistema sia stato fatto... Il problema è che comunque è andato una mail e l'aggregato è stato salvato. Esatto, facciamo la mail... La mail lanciata nel momento in cui viene eseguita l'azione è partita... Cioè non c'è una transazionalità con le mail, e quindi diciamo. Altri casi però diciamo. Praticamente essendo che anche l'aggregato non cambia, quando ho perso l'evento e anche che l'aggregato cambia, comunque rimane consistente, come dicevamo prima, sia l'aggregato sia il tabellone degli eventi. Quindi il problema è solo da parte del dottore. Un problema di un consistente che proprio poi si può gestire, ce l'hai, se invece che mettere gli eventi dentro una tabella CTB, quindi. Te la gestisci con una transazione, per esempio l'evento lo butti su un broker. Allora lì no, lì non puoi avere la transazione, te la puoi gestire però con dei meccanismi di retry, con una tua persistenza, bla 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 bla. Quindi però rischi di avere inviato gli eventi senza tabella separata. No, perché invio gli eventi solamente dopo che ho trasformato. Ma diciamo, se sei autoprocess comunque c'è rischi di. Sì. Di avere inconsistenza tra lo stato dell'aggregato e l'evento, quindi puoi avere tutti le mediation che vuoi, però se proprio c'è un evento, no, però sì, puoi ridurre. Nel modello SQRS è anche previsto il fatto che ci sia, diciamo, la massima asincronicità tra eventi di read e di write. Per esempio nell'handle che ha visto ci sono delle get e delle store. La get è una cosa bloccante? No. Cioè il codice di get deve aspettare per forza per andare avanti, no? Ok, questo allora la domanda è che appunto se devo cerco di riformularla. Se il fatto che qui sto leggendo un'entità, giusto? Se il fatto che qui sto leggendo un'entità, dove non lo so, è in qualche modo bloccato dall'eventuale propagazione di eventi relativi a quell'entità. Ok, questo diciamo in realtà non c'entra nulla con il CQRS, perché il CQRS è vero che tu hai due modelli separati, un modello di lettura e un modello di scrittura, ma sono separati per l'uso che ne viene fatto dall'esterno.
Cioè, il modello di scrittura viene letto e scritto. Quando te devi fare un'operazione su un aggregato che è presente sul tuo, sulla tua persistenza, te lo leggi, lo modifichi e poi lo scrivi. Quindi, diciamo, queste sono tutte operazioni fatte sul modello di scrittura. Quindi non c'è la, non ci sono problemi di aspettare gli eventi. Sì, però tutto solo sul, cioè diciamo, il monolite da cui parto fa, cioè solo una base date, fa tutto lì. Quando poi arriverò a separare, diciamo, queste rimarranno operazioni sul modello di scrittura. Sì. Dell'evento che mi hai appena a quel punto tu hai un altro handle che ti chiede di dell'ordine sempre. Dipende qual è lo scenario che vuoi implementare, però una soluzione potrebbe essere: creo l'ordine, viene messo l'evento di ordine creato che contiene sicuramente l'ID dell'ordine appena creato, questo evento viene gestito da qualcuno, ad esempio per notificare il customer qual è il suo ordine. Questo è un po' la quello che farei. Sì? Arriva file handle di salvataggio, a quel punto lui bisogna che si devi dire l'ID. Quindi file handle di salvataggio? Lui arriva, devi stornare l'ordine, no? Sì, sì. Parte questo handle qui. No, questo parte tu. No, questo handle qua parte tu. Parte tu, in maniera singola rispetto al salvataggio. L'ordine è salvataggio, viene messo il posto in salvataggio. Quindi non gli dai nulla. 10 minuti dopo viene eseguito questo handle qua. Sì, io lo puoi dare, rispondo perché tecnicamente posso passare l'ID. L'ID dare, perché l'ID te ce l'hai nel momento esatto in cui crei l'istanza. Deriva dalla lavorazione. L'ID dell'ordine reale non lo potrai mai dare. Questo è l'ID. Mi sa che questo è il lato link, la datazione del lato link. Potrebbe essere. Sono persone sono andate all'inferno. Quello è che. Diciamo, da un punto di vista di codice delle tracce rare, da un punto di vista di visualizzazione, se appunto devi in qualche modo marcare l'ordine con un progressivo eccetera eccetera, potresti avere un processo asincrono che potrebbe arrivare un pochino dopo. Ovviamente quando questi sistemi funzionano un pochino dopo è in ordine di qualche centinaia di millisecondi, nel senso non è percettibile. È il problema futuro, cioè con quello che usi dopo il conseguente di questo, cioè se il processo sono 45 minuti dopo c'è un altro che è tipo fattura emessa, fattura poi la notifica fattura emessa. Ma alla fase settimanale prima arriva la lettura di dati. Perché dopo tu a quel punto lì hai un ender che in teoria è il seguimento di dati che quindi vai a salvare sempre la manità e vedete qui. No, sì, comunque c'è un minimo di asincronicità in questi meccanismi. No, fare mezza la mano. Scusa, una domanda, ho detto un'azione professionale. Tu parlo di eventi che sembrano essere tutti quanti più o meno atomici, cioè nel senso consistenti. Giusto? Sì. Però supponendo di dover implementare una logica in cui un messaggio A dipende dal messaggio B. Sì. Giusto? Abbiamo mai detto che arrivando da punti diversi dell'applicazione la sequenzialità di implementare non è sufficiente a garantire la sequenzialità dell'operazione, giusto? Sì. E in questo modello come gestisci che mi rifaccio un po' anche al concetto di consistenza, come fai a gestire che mi arriva prima il messaggio B di A e lo devo mettere in modo, non so se è chiaro. Sì, sì, è chiaro, chiaro. Allora, questo è un problema da affrontare andando avanti su questa strada, nel senso che quando le prime volte io ho implementato questo tipo di approccio arrivi fino a un certo punto, nel momento in cui vuol dire la quantità di eventi aumenta e devi essere appunto affrontare questo tipo di problemi, essere sicuro dell'ordine, essere sicuro del fatto
ad esempio che se c'hai un processo che dipende da più eventi e quindi non c'hai soltanto un handle come evento solo, a quel punto probabilmente si arriva al momento in cui è il caso di prendere in considerazione anche qualche, diciamo, tool esistente, tipo che può essere, non so, un service bus, un mass transit, eccetera, eccetera. Diciamo, non, questo approccio qui non si spinge così lontano. Questo approccio qui ti permette di arrivarci così lontano, perché comunque può essere sempre l'approccio che tu usi per iniettare... C'era sempre un campo tipo nella tabella degli eventi, nella base, mi aspettavo un diciamo, correlation ID, non una correlation ID, cioè una correlazione del tipo, che ne so, questo qui dipende, è correlato a un altro. Diciamo, in modo che puoi fare una query per, esempio, per correlation e vedi che sono una roba del genere, non so, però era giusto curiosità. Sì, sì, certo. Allora, qui non c'è nessun tipo di correlation. Se uno, diciamo, se uno ce n'ha bisogno non per fare la query sulla tabella, può comunque usare i metadati per arricchire le informazioni e poi magari a quel punto spedisco gli eventi su un message broker dove posso utilizzare quel correlation ID. Se invece voglio continuare a usare questo modello, posso, diciamo, aggiungere una colonna che è correlation ID. È ovvio che gli eventi vecchi avranno tutti correlation ID scorrelati, quelli nuovi potranno essere in qualche modo correlato. No, questo è quello dell'aggregato. Sì, sì, sì. L'ordinamento sull'aggregato ce l'hai lì, cioè se ne arriva il 3, poi arriva il 2, il 2 lo consigliano perché c'è già la esattamente, sì. Esattamente. Il problema è se fosse aggregato, ma non viene il punto che dobbiamo fare l'aggregato. Però ci sono dei processi che devono aspettare tra un 4 eventi, solo il compimento del 4 evento, vedere se c'è una piena e in quel momento lì. Sì, diciamo, non mi spingerei a implementare meccanismi di saga o di long living process, diciamo, a mano. Io personalmente non vedo, magari qualcuno lo può fare. Però diciamo, questo è lo step iniziale. Poi l'appetito mi è mangiando. No, no, il GDPR. Io sono GDPR. Perché si sta iniziando a mettere in ballo questa situazione. Quindi rimane tutta la questione, ok, l'evento, non ci memorizzo il nome e il cognome, avevo tutti i dati sensibili, li metto su un DB relazionale, mi riferisco, faccio così, da fare così. Giusto per sapere se anche perché in teoria quella tabella non è mutata, allora si chiama malamail, no, me lo fischino, in teoria. Quindi, su tanti livelli di interpretazione. La tabellina qui è immutabile, diciamo, la teoria è vera, nel senso perché poi dopo c'è tutta una serie di vantaggi a lasciarla immutabile. Magari se tu non hai bisogno di quei vantaggi, puoi anche decidere di mutarla, oppure come l'altra soluzione, sì, del tenere i dati sensibili esterni. Cioè se un campo ce l'hai nel payload dell'evento, ti scorri tutti gli eventi, cioè è quello che contasse, c'è una menata. Sì, quindi c'è un approccio che ti danno a fare. O ci sono quando mi è capitato, l'ho tenuto sempre da parte. È una cosa abbastanza nuova. Confinando dentro un robo dove sapevo che, vabbè, i demo ce lo posso avere, se lo cancello lì da altre parti non ce l'ho. Faccio un'ultima domanda per tirare fuori l'argomento, perché qualche idea ce l'ho, ma questa tabella cresce all'infinito. Solo un'economia. Ma facciamo un po' di rolletta per Valerio. Il mio di piazza va. Questa tabella allora. Dipende, quindi, appunto, dipende l'uso che ne fai, diciamo. Quello che ho raccontato io sono i passi iniziali, per cui la lasci lì, ci fai gli esperimenti, la riusi. A un certo punto ovviamente
dire, diventa ingombrante, per cui diciamo quando sei tranquillo con te stesso che puoi fare a meno degli eventi passati, cominci a buttarli via. Ovviamente questo diciamo non è fatto per vivere per sempre, è un primo passo per arrivare là. Sì, 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 ma nel senso quella line dove la diciamo preoccupa il DPA, la poi piano piano smusare. Non ho inventato il sourcing, quindi il mio dominio non dipende assolutamente da questa tabella. Per quello dicevo, forse è il sourcing. Ok. Se non ci sono altre domande, grazie.